e Zombie 15. Come dice la scatola, 15 minuti per fare una partita. Se mi seguite tutti e tre in modo preciso e veloce, vi spiego subito le regole e giochiamo. Ok, ok. Va bene? Yes. Ok. Ma però non fare come tu dovrai dare tanto tormenta. Ma no, ragazzi, mi addormento sempre. Carichi, eh? Il gioco è semplice. Lo scopo è arrivare in fondo a una mappa, sopravvivere tutti e quattro, è un cooperativo. Ci sarà un modulare da costruire. Ogni tassella del modulare avrà 2, 3 o 4 zombie. Dobbiamo scegliere 4 degli 8 personaggi disponibili. Ogni personaggio ha una qualità speciale, poi sceglierete in base a quello che vi piace di più, quello meno simpatico. C'è la ragazza con la mazza, c'è quella che combatte con i pugni. E poi, costruito il modulare, dovremo subito iniziare a fare i nostri turni. Una traccia audio ci scandirà un minuto per minuto con un ruggito di uno zombie. Questo ci darà il segnale per girare una carta zombie. Oh. Che ci farà comparire una quantità sulla casella dove ci troviamo. Quindi, detto questo, andiamo a vedere quale missione vogliamo fare. Scegliamo il modulare, poi io vi dico man mano i numeri che dobbiamo. Non vedo più le carte! Ma ne mangiavi poco. Oh. Giusto qualche parte. Questa cos'è da te? No. Okay. Adesso basta, eh? No! No! Basta mangiare! No. Basta! Dove è l'ultima? Gioca! Porco dici! Fermati! Ah. Mettila! Gioca! No! Dai! No! Porca miseria! Oh, grande, sei un adesso. Sì, dai, giochiamo. Siamo sfatati. Ovvio, vengo io. È il mio gioco. Vabbè, dai. Non ce l'ho presente, c'è il draft? Poi da che verso è? Ok, dai, facciamolo. Verdi. Ah, sì, dai, muori che tu vinci sempre. Ovvio. Sto facendo i conti per me, sì, sicuramente, dai. Molto risicati, comunque un bel gioco. Sicuramente ha vinto lui. Che succede? 3. Ho vinto lei. Sì, dai. Tu. Hai vinto tu? Stavo andando tu, ovviamente. No, no, ha vinto Federica. 10 punti sopra di te. Ha vinto Federico l'altra volta.
20 punti sopra te. Ma fatto. Favorito del... Cazzo. Ha vinto Federica per la terza volta con 30 punti sopra di me. Beh, sarà la fortuna del principiante. Dai, a che giochiamo, ragazzi? Si può fare talisman? È la serata fatta? Dai, sì, è abbastanza tempo. Tempo, sì. Beh, tempo a disposizione ce n'ho tanto. Oggi, tra l'altro, sono anche in ferie, quindi ho parecchio tempo. Non quello che avevo quando abbiamo giocato a Tennis Up l'altra volta. Tra l'altro quando abbiamo giocato a Tennis Up è stata proprio veramente una cosa molto lunga, perché comunque il gioco sembrava molto semplice, invece sti tre round, poi dopo la crescita che scorreva, poi dopo non facevi mai in tempo per pensare una parola, ne pensavi un'altra, subito finiva, non potevi passare il primo turno. È stato molto meglio quando abbiamo giocato ad Alibi, che poi tra l'altro non era neanche facile, perché comunque ti dovevi mettere tutta quanta la storia, parlavi con quell'altro tuo amico che ti faceva le domande, quante domande petulanti, proprio una cosa veramente senza senso, continuavano, cioè, ma non vi vorrei annoiare troppo, cioè andiamo avanti. Andiamo. Beh, va bene il gioco, così iniziamo, sennò... Talisman è bello, Talisman è sostanzialmente un'avventura tipo epica con personaggi, cioè mi ricorda tanto D&D, che tra l'altro ho finito da poco una campagna bellissima. No, abbiamo giocato in tantissimi giocatori, eravamo tipo 10-15 persone, è durata tantissimo, la gente non giocava mai, c'era chi si lamentava, stava sempre lì, vabbè però dai, se non giochiamo, se no la storia non va avanti. Mi ricordo tra l'altro a livello di storia anche Dixit si allungò tantissimo, una volta giocavamo a Dixit, proprio le storie non finivano mai, c'era la gente che faceva il narratore che continuava a fare, cioè proprio una cosa... Arrivato il gioco, arrivato, iniziamo a giocare. Sì, no, c'era Giorgio, mi sono dilungato un po' troppo, no, però perché ci tenevo proprio questa cosa di Dixit, perché praticamente è stata proprio un'avventura stranissima, cioè noi ci siamo messi a giocare e la gente che continuava, invece di dire una parola sola, invece di dire tipo cane, diceva c'era una volta il cappellaio matto con il cappellino. Mi piaceva tanto perché c'era il sigillino che scricchiolava un po' e c'era questo signore che ti faceva entrare che praticamente non aveva i denti, e però era molto simpatico, allora ti faceva entrare e ti metteva un serpentello di peluche che tu dovevi prendere, allora ti faceva fare tipo tre giri dove il serpentello era molto alto e dopo due o tre giri che facevi a un certo punto te lo abbassava, e se tu eri trasformato a prendere al volo il serpentello, non il suo serpentello, praticamente riuscivi a vincere un giro gratis. Io mi ricordo che stavo lì e giravo mezz'ora e le ore. Ha smesso? Era andato a prendere solo un pochino di birra rapidamente. È stata davvero tanto la birra, perché è fatta con il grano è proprio qualcosa che veramente apprezzo molto molto. Ti ho mai raccontato di quella volta che sono andato a mettere il grano con i miei zii? Ho dovuto veramente di morire quando poi dopo sono sceso finalmente dalla macchina. Mi sono allucinante, cazzo! Dio, un piccazzo da solo! Non lo so se basta. Qua. Guarda, bello vedere i video dei Rolling Stones. Guarda, Sammy. Così che lo tirerebbero. Spegni un po' la luce. No, aspetta. Oh mio Dio, che figata! Tutto para. È spettacolare, mi sono divertito! Guy diventerà Leo. C'è la gaetizzazione. La gaetizzazione. È cosa bruttissima. È come un dito. È come un dito. È come un dito. Esatto. È un tipo del cazzo. Quindi tu. Aspetta, perché potrebbe sparire anche da fuori. Infatti adesso non si vede. Ma che... Tu dici tipo... Culo!